Come queridos amigos state, de cari Maria amici di Visión? Maria Visión? Che bueno che nos Quanto siete acompañan bravi a un essere mes más en ancora esta una volta edición con noi de in las questa Catechesis edizione della Marianas. Catechesi Mariana, il Magnificat. Magnificat. Ha È sido stato un un placer piacere estar stare con con tutti ustedes voi a reflexionando riflettere sobre sulla nostra nostra Madre Madre Santissima, Santissima, aquella con che lei que che tanto tanto amiamo amiamo e e che che vogliamo vogliamo amare amare di di più, più, perché perché lei lei che che ci ci conduce conduce su su Figlio Figlio Gesù Gesù Cristo, Cristo, la che nos con lleva lei de che ci su prende mano per mano para per conocer los conoscere i tesoros tesori del del cuore di corazón de Gesù. Jesús. Dopo Después il del cammino cammino che abbiamo recorrido, percorso, hoy es oggi è il momento momento de di reflexionar, riflettere, sí, sì, sobre sulla nostra nostra Madre Madre Santissima, Santissima, pero ma attraverso attraverso un un elemento elemento muy molto cotidiano para quotidiano muchos de per molti di nosotros. noi, Un un elemento al que le elemento a tenemos cui siamo mucho molto cariño. affezionati, Es è una una oración. preghiera. Che ¿Qué oración preghiera può podrá ser? essere? Pues Ebbene, precisamente proprio el il rosario. rosario. Les muestro, lasciate che tengo ve lo aquí en mis mostri. Ho manos qui un tra le par de mani un paio di rosarios, un rosari, misterio un mistero y e un un rosario rosario completo. completo. Sí. Sì. Que È es una una preghiera oración que che nos ci ayuda aiuta a a contemplar contemplare i los misteri misterios della de la vita di vida de Gesù, Jesús, dove la donde sua su Madre Santissima Santísima Madre è ha estado con stata él, con lui, pero ma è también anche es una un lotta contro combate il contra el diavolo. demonio. Hoy Oggi hablaremos del parleremo del rosario en rosario. la Nella primera prima parte parte haré farò una exposición un'esposizione sugli sobre las approcci aproximaciones storici históricas del del rosario, rosario ver per cómo es que se vedere ha ido come si è formato, formando, qué che antes cosa ha sería el preceduto il rosario, cómo era il rosario, rosario come il antes rosario del arriva ai rosario nostri tempi. E y después ya poi ci vendrán saranno algunos alcuni elementi elementos di y riflessioni reflexiones spirituali espirituales sulla sobre reagità el del rezo del Santo Santo Rosario Rosario e y anche algunas alcune recomendaciones raccomandazioni. también. Yo Voglio quiero que che pienses pensiate ahí en lì tu a casa, casa en el vostra, in hospital, en ospedale, la in casa silla, di cura, donde te ovunque voi encuentres. siate, voglio che Quiero que pensiate pienses, quando ¿cuándo è fue la stata l'ultima última vez volta que che ho rezaste el pregato il rosario? rosario? Forse Posiblemente ieri, ayer, probabilmente posiblemente hace un proprio momento. ora, Y e posiblemente estás pensando que probabilmente lo vas starei a pensando rezar che lo después del pregherai dopo la programa. trasmissione. Vi Y te des rendete cuenta conto que che el il Santo Santo Rosario Rosario ha de acompañar accompagna también la anche la vida del vita del cristiano, cristiano, que che ha como ha accompagnato acompañado la la vida vita de di muchos molti santos, santi y e como ha come è sido stato recomendación raccomandato también de los anche sumos dai sommi pontefici, pontefici, que che cuando quando preghi preghi il il rosario, rosario, fallo, pensa pensando en a Dios, Dio, lo hagas fallo con con mucha molta devozione, devozione, porque perché tu estás stai invocando a invocando María Maria para llegar a perché Dios. arrivi a Dio. Pues Molto muy bien, bene, cari queridos amici, amigos, vamos a comenzar cominciamo con questo entonces con esta approccio aproximación storico al histórica del rosario. rosario. Quiero Voglio dirvi platicarles che que ya fin dal desde el X siglo secolo, X, intorno aproximadamente all'anno en el año 900, 900, la comenzaba vita la vida monastica monástica a cominciò a reunirse en riunirsi in comunidad comunità para per rezar. pregare. Le daba Attribuivano mucha grande importancia importanza a la alla oración preghiera coral. corale. I Tendrían que monaci reunirse e los le monjes monache y las monjas. avrebbero Siempre eran dovuto monasterios para incontrarsi, hombres erano y sempre para monasteri per mujeres uomini e donne separados. separati, Tendrían dovevano que riunirsi reunirse per para rezar. pregare. Uno Uno di questi, uno dei de los monasteri più monasterios más importanti importantes che que iniziarono comienzan a a propiciar propiziare esto il es el monastero monasterio Cluniacense. Cluniacense. Lì Allí se i reunían los monaci monjes y si comenzaban a riunivano e recitar cominciavano los a recitare i 150 150 salmi. salmi. Immaginate, Immaginate che esta questa recitazione recitazione de dei los salmos salmi era fosse ogni giorno. todos Ogni los días giorno 150 150 salmos de salmi una in manera modo coral, corale, en comune. común. Así Così la comienza a preghiera considerarse comincia la ad essere oración de una considerata manera in modo comunitaria comunitario. y E tutti i cotidiana. giorni, più Después, tardi, a la vida quando entrò nella monástica se vita daban cuenta monastica, que si resero ingresaba conto mucha che gente que molte no sabía persone leer, che non pero sapevano tenían que rezar. leggere venivano ¿Cómo ammesse, rezarían ellos ma cuando dovevano no sabían leer? pregare. Se Come fueron avrebbero dando las pregato quando non sapevano condiciones leggere? para que C'erano le condizioni pensaran en perché cómo acompañar, pensassero cómo a estas come personas, estos monjes accompagnare, o come estas queste monjas, persone, pudieran questi acompañar monaci o la monache vida de potessero oración accompagnare la comunitaria vita di nel preghiera siglo XII, comunitaria. E nel perdón, XII todavía en el siglo secolo, X, scusate, ancora se nel les pide que X recen, secolo, que a loro acompañen viene chiesto la di oración de los pregare, demás di monjes accompagnare la preghiera con degli altri monaci con 150 padres 150 Padre domésticos. Nostro. Así que Quindi ya abbiamo già tenemos due modi dos formas de di rezar en el pregare siglo nel X X de una secolo, manera un modo corale. corale, Una forma, uno los forma 150 150 salmi salmos, y otra e forma, l'altro forma i 150 150 padres Padre nostros. Nostro. Ahora Ora, sí, en el nel siglo XII XII, secolo, los i cistercienses cistercensi danno un gran attribuiscono valor grande al valore culto a la al Virgen culto della María. Vergine Maria. Se Si concentrano concentran mucho molto en la sulla figura figura de di Maria María per para poder arrivare llegar a a Gesù Jesucristo. Cristo. Entre los Tra i cistercienses más cistercensi più illustri, destacados, hay dobbiamo que dire che decir, estaba c'era San San Bernardo Bernardo di de Claraval, Chiaravalle, un amante enamorado de della la Vergine, Virgen, che que ha scrisse escrito molto mucho su di sobre lei, ella, que le che ha la contemplò contemplado mucho molto en nei sus suoi misterios misteri. también. Anche San San Bernardo Bernardo de di Claraval Chiaravalle es è el il primo a primero en chiamare llamar a la la Virgen, Vergine, Nuestra Nostra Señora, Signora, e più después le tardi llamará la chiamerà Nuestra Nostra Madre. Madre.
Ora sostituiranno i 150 Padre nostro per alcuni saluti alla Vergine, che sono modi di salutare la Vergine, e si baseranno sul Vangelo di Luca 1:28-33. Lo leggerò per tutti voi. Luca 1:28-33 recita così. Entrando, gli disse l'angelo: rallegratevi, piena di grazia, il Signore è con voi. Era turbata da queste parole e si chiedeva cosa significasse quel saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. E concepirai nel grembo materno e partorirai un figlio che chiamerai Gesù. E sarà grande. E sarà chiamato figlio dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Regnerà sulla casa di Giacobbe per sempre. E il suo regno non avrà fine. In questa santa parola che abbiamo appena ascoltato, si basano sull'essere in grado di attirare quei saluti o quei saluti alla Vergine, ma da come hai salutato l'angelo. Ed è allora che arriva quella formula che diciamo: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Quando cominciamo a salutare la Madonna in questo modo, presso l'abbazia cistercense, cominciano a pregare più facilmente, perché è una preghiera molto semplice e allo stesso tempo molto profonda, che li fa meditare sull'incarnazione di Gesù Cristo. Ora si passa dall'essere 150 Padre Nostro ad essere 150 saluti alla Madonna. Giusto, diciamo, il contesto precedente all'esistenza del Santo Rosario. Dopodiché salutiamo la Madonna. Ci furono oggetto di predicazioni, di ordini mendicanti, come francescani, agostiniani, domenicani, carmelitani, che predicavano alle comunità in modo che la gente cominciasse ad avere affetto e salutasse la Vergine in quel modo, 150 volte al giorno. Già nel XV secolo, l'Ave Maria è completamente creata. Guarda, fino al XV secolo c'era già l'Ave Maria in modo completo. All'inizio si salutò come l'angelo, ma fu solo in questo secolo che Santa Maria, Madre di Dio, fu composta. Pregate per noi peccatori, ora nella nostra morte. Amen. Abbiamo già un'Ave Maria completa nel XV secolo. La gente comincia a salutare la Madonna, pregarla con un'Ave Maria. Si stanno creando fratellanze anche in questo secolo. Confraternite per cosa? Perché possano avere una maggiore devozione alla Vergine Maria, perché possano anche concentrarsi sul passaggio del Vangelo e possano vivere una vita cristiana ovunque si trovino. I rosari viventi saranno realizzati in seguito. Sarà chiesto a un gruppo di persone di recitare 150 Ave Maria o di pregare un gruppo di Ave Maria, perché il rosario non è ancora stato costituito. È solo un modo di chiamarlo il rosario vivente. Come mai ha avuto tanta fama l'Ave Maria dal XV secolo ai giorni nostri? Perché probabilmente sei a casa ed è stata una delle prime preghiere che hai imparato. Abbiamo anche sentito la dolce voce dei bambini quando pregano l'Ave Maria, e a volte in tenera età, forse 3 o 2 anni. Perché? Perché ci sono 4 fattori essenziali. La prima è che si tratta di una preghiera molto semplice. Dopodiché è molto semplice. Puoi pregare in modo individuale o comunitario. Possiamo pregarlo in chiesa. Poi questa preghiera ci incoraggia a meditare. Después esta oración nos anima meditare sui misteri della vita di Gesù e della Madonna, e ci insegna anche a chiedere correttamente ciò necessita. Di cui abbiamo bisogno. Pensa un attimo a quando si recita il rosario. Lo stai facendo seguendo una tradizione molto antica.
Non siamo ancora arrivati alla fondazione del Rosario, ma essa è già preceduta da tutti questi elementi che ho condiviso con voi. Ora, come si prega? C'è un sacco di gente, con ottime intenzioni e con grande devozione. A volte pregano il Rosario senza meditare su ciò che dicono le parole dell'Ave Maria, senza aprire il cuore ai misteri di Gesù. A volte il Rosario sembra una piccola gara, non per vedere chi finisce per primo l'Ave Maria o a vedere chi inizia per primo il Santa Maria. Non prestiamo troppa attenzione a questo. No, non stiamo facendo gare, non stiamo guardando per vedere chi lo dice più velocemente. La recita dell'Ave Maria, la recita del Rosario deve essere lenta e meditata, non che ci fermiamo troppo a lungo. Ma almeno siamo consapevoli di ciò che stiamo pregando. Tutti questi elementi saranno integrati da Santo Domingo, Santo Domingo Guzmán, e saranno portati alla spiritualità domenicana. Poi è nata la tradizione che Maria abbia donato a San Domenico un rosario, chiedendogli di propagare quella devozione. Da quel momento in poi si sa che Santo Domingo ha fondato il Rosario. Perché Maria glielo ha donato. Tutti gli elementi di cui abbiamo già parlato, a partire dal X secolo, giungono al XV secolo, vengono raccolti da questo monaco. La spiritualità domenicana è intesa di questo, e attraverso la tradizione sappiamo che Maria gli ha dato il rosario, e poi lui inizia a pregare il rosario. Non ancora nel modo in cui abbiamo fatto noi, ma per capire come si è arrivati al modo in cui l'abbiamo pregato. Oggi andremo a fare una pausa, torneremo subito aspettandovi nel nostro programma Magnificat. Grazie amici per aver seguito la nostra trasmissione e il nostro programma Magnificat. Stiamo parlando del Santo Rosario. Nel primo blocco abbiamo fatto alcune approssimazioni storiche a ciò che sarebbe stato il Rosario, così come era stato preceduto fin dal X secolo, con la recita corale dei 150 salmi da parte dei monaci e delle monache. Poi ci sono stati 150 Padre Nostro, poi ci sono stati 150 saluti alla Vergine, tratti dal testo di Luca 1,28, che è la prima parte dell'Ave Maria. E poi ci siamo resi conto che nel XV secolo la preghiera dell'Ave Maria era completamente creata, sempre attingendo alla Sacra Scrittura. E comincia a esserci una grande devozione all'Ave Maria per i quattro fattori che prima, che è molto semplice da pregare, poi può essere pregato in modo individuale e comunitario. Poi ci incoraggia a meditare i misteri del Santo Rosario o i misteri dell'Ave Maria in quel momento. E poi ci insegna a chiedere rettamente ciò di cui abbiamo bisogno. Abbiamo detto che Santo Domingo integra tutti questi elementi, così come sono arrivati, e permea la spiritualità domenicana. Quindi la tradizione dice che Maria gli ha donato un rosario, e la propagazione e la devozione al Santo Rosario è poi sorta. Come conosciamo allora il rosario? Come lo preghiamo? Ebbene, il rosario come lo preghiamo oggi? San Pio V, un papa del XVI secolo, sta per sistemare il modo di pregare il Santo Rosario e fisserà il modo di pregare il Santo Rosario nel modo seguente. Prima lo dividerà in tre misteri. Quali sono quei tre misteri che Papa Pio V risolve? Gaudiosi e misteri dolorosi. Egli fisserà questi tre misteri e racconterà che in ogni mistero porterà un Padre Nostro e dice Ave Maria un Gloria. Una volta definito, è definita la recita del Santo Rosario, cominciò a diffondersi e furono fatte queste figure, questi rosari che conoscete, perché fanno i contabili, contano l'Ave Maria che recitiamo per sapere quale Ave Maria stiamo facendo e in quale mistero ci troviamo. Per questo motivo il Santo Rosario, questi contatori o questi rosari, anche noi conosciamo, ci aiutano molto a concentrarci e a sapere dove siamo. Tutti questi misteri, glorioso, gioioso e doloroso, ci raccontano la vita di Gesù, quella vita di Gesù
che nutre tutti noi perché siamo stati redenti da Lui. E com'è bello contemplare ogni mistero di ogni Ave Maria accompagnata dalla Madonna. Menziono rapidamente ciascuno dei misteri. Per esempio, dei misteri gloriosi, prima la risurrezione, poi l'ascensione del Signore, poi la Pentecoste o la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e sulla Vergine Maria, poi l'assunzione della Madonna e poi l'incoronazione di Maria come Regina del Cielo e della Terra. Poi verranno i misteri che sono gioiosi, non li sto dicendo in ordine, e li sto solo dicendo per gruppo, i gioiosi, il primo di gioiosi, l'Annunciazione, l'angelo che dice a Maria che sarebbe stata la madre di Gesù, poi la Visitazione, poi la nascita di Gesù, poi c'era la presentazione al Tempio, e il quinto mistero, Gesù lo trovò nel Tempio dei Dottori. Poi verranno i cinque misteri dolorosi, e questi sono la preghiera di Gesù nell'orto, la flagellazione del Signore, l'incoronazione di spine, Gesù con la croce sulle spalle e la crocifissione e la morte di nostro Signore. Questi tre gruppi di misteri fanno 155 in ognuno. Ebbene, viene chiesto loro di essere rivisti, che si preghino tutti i giorni, cioè che il rosario sia stato propagato, ma non da pregare in modo diviso, piuttosto i 15 misteri saranno pregati ogni giorno. Questo poi, nel XVI secolo, il Santo Rosario assume molta forza in questo secolo, perché c'è una battaglia a Lepanto nel 1571 ed è quando l'armata cristiana è molto più piccola ed è diminuita rispetto ai turchi, riescono a battere i turchi e Papa Pio V è quello che chiede ai fedeli di pregare il rosario perché la Madonna interceda. Poi quando vince l'armata cristiana si dice abbiamo vinto perché la Madonna ha interceduto per noi. Questo è il motivo per cui più tardi Papa Gregorio XIII istituì la festa della Madonna del Rosario. In primo luogo lo istituisce il primo sabato di ottobre e poi c'è la festa il 7 ottobre. Il 7 ottobre perché era il giorno della vittoria della battaglia di Lepanto. Ai giorni nostri celebriamo la Madonna del Rosario il 7 ottobre e anche oggi celebriamo che ottobre è il mese del Santo Rosario. Il Santo Rosario è ancora in evoluzione. Nel XVIII secolo e nel XIX secolo, cosa sta succedendo? Ci sono due apparizioni, Lourdes e Fatima. E nelle due apparizioni la Madonna chiede esplicitamente che si preghi il Santo Rosario. Lourdes e Fatima. Che meraviglia è la Madonna, ci chiede di pregare il Santo Rosario, perché lo sa anche attraverso quella preghiera. Dio ci concederà e che fa sentire la sua presenza anche in modo più forte. I demoni fuggono e il nostro amore per Dio e il nostro amore per il prossimo cresce. Se ho fatto tradizione della Chiesa, il rosario. Se il rosario è stato formulato a poco, ora questa apparizione del secolo XIX e del XX secolo sono un espresso invito della Vergine Maria a pregare il Santo Rosario. Oggi ci sono molti movimenti che promuovono il rosario. Sia benedetto Dio. Ringrazio tutte quelle persone che si adoperano per far conoscere il Santo Rosario, pregandolo nelle famiglie. Grazie per quello che fate, a tutti i movimenti internazionali, nazionali e diocesani. Non stancatevi di farlo. Continuate ad aiutare per incoraggiare la recita del Santo Rosario. È necessario ed è un aiuto per tutti. Poi, se pensiamo che, siccome bastava che il Rosario fosse già formulato, beh no, nello stesso 700, Papa Leone XIII scrive 11 encicliche sul Rosario, gli dà molta importanza. Poi scrisse questi 11 documenti sul Santo Rosario, in modo
che il documento potesse essere letto e il Santo Rosario potesse essere contemplato più facilmente e la devozione si diffondesse in lungo e in largo. E nel XX secolo San Giovanni Paolo II introduceva al Rosario altri misteri. Quali sono i misteri luminosi? Sono altri cinque misteri. Quei cinque misteri: il battesimo di Gesù nel Giordano, l'autorivelazione nelle nozze di Cana, l'annuncio nel regno che invita alla conversione, la trasfigurazione e l'istituzione dell'Eucaristia. Questi cinque misteri sono i misteri della vita pubblica di Gesù e possiamo pensare che in quella vita pubblica di Gesù, che la Vergine lo accompagnava, e scoprire Gesù lì in quella vita pubblica che predica il regno, che si battezza nel Giordano e che è presente alle nozze di Cana e compie il suo primo miracolo su richiesta della Vergine, che istituisce l'Eucaristia, che si trasfigura e accompagna la vita di Gesù sia nella gioia che nella gloria, sempre per mano della Vergine. Ed è così che siamo arrivati ad avere allora quattro grandi sezioni del Rosario, e ognuno con i suoi cinque misteri. Prega i 20 misteri del Rosario. Questo è un compito che molti cristiani svolgono, pregano anche il Rosario di giorno, perché poi è diverso per giorni, sì. Sì, il lunedì e il mercoledì si recitano tali misteri. Non il lunedì e il mercoledì, ma la domenica. E il mercoledì, misteri gloriosi. Lunedì e il sabato, i gioiosi. Poi avremo i misteri dolorosi, che sono martedì e venerdì. E quelli gloriosi, li ho già detti. Contempliamo la recita del Santo Rosario. Vediamo in questa preghiera una preghiera cristologica. Il centro è Gesù e Maria ci conduce, perché è una preghiera contemplativa che ci fa battere il cuore al ritmo della Madonna. È uno scudo contro la perversità e le insidie del demonio e accende in noi la carità. Lo dobbiamo pregare ogni giorno. Non dimenticate di prendere il vostro rosario e pregare ogni giorno in famiglia, se potete. Pregatelo con calma. Invitate più persone a pregare il Santo Rosario, una grande opera di carità. Le difficoltà possono essere due: voglio dire, non ho tempo per pregarlo, o dire che è troppo monotono. Contro il tempo, dividi i misteri durante la giornata. Quando sei nel camion, quando sei in macchina, quando cammini, un mistero. Un altro, quando tornate, andate a pregare il Santo Rosario e la monotonia. Dico sempre la stessa cosa, perché spero che capiamo quello che diciamo sempre per amare di più Dio, per essere molto vicini al Signore e che la Madonna si prenda cura dei nostri cuori. Grazie per essere stati con noi in questa trasmissione del nostro programma Magnificat. Preghiamo in Ave Maria e riceviamo la benedizione di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Che il Signore sia con voi e che Dio Onnipotente benedica te, Padre, Figlio e Spirito Santo, e ti porti la vita eterna. Grazie, a presto.